Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì 22 dicembre 2021. Come ti senti oggi? Quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Giove amichevole contro Nettuno tignoso. Con Giove per amico, purtroppo per l'ultima settimana, è proprio l'amicizia il filo conduttore della giornata. Con il vostro staff filate in perfetta armonia pronti ad aiutare in concreto qualcuno che oggi appare fuori fase e fuori forma. La quadratura di Nettuno, però, vi confonde le idee, vorreste fare e dare 100, ma arrivate a malapena 25. Dubbi amletici anche sul cuore, di certo siete innamorati, ma di chi? Troppo segreti i sentimenti rischiano di diventare un rebus. Non resta che attendere l'illuminazione, magari attraverso un sogno illuminatore. Finanze fluttuanti anche per colpa vostra, comprate di tutto e per tutti, infatti sotto l'albero i regali sono una profusione, ma nella lista della spesa dimenticate le priorità. Il futuro, il desiderio di cambiare presto vita, un futuro migliore. Quello che segue avverrà nel futuro, avverrà. Cambiamenti in atto, novità in arrivo. Destino che si predispone. Amori possibili a condizione di vedere lontano e con maturità. Dovreste cercare di leggere tra le righe di quello che le persone che vi circondano vogliono dirvi e che magari non dicono chiaramente perché temono di offendervi. Spesso siete permalosi e prendete sul piano personale ogni cosa che vi si dice. Meglio evitare prestiti, speculazioni, investimenti e spese poco ponderate. Questioni importanti da risolvere. Datti da fare, non badate alle male lingue. Dovete credere di più nelle vostre potenzialità. Abbiate più fiducia in chi vi sta vicino disinteressatamente. Basta essere più selettivi con chi vi circonda. Se siete stufi di rincorrere gli altri, prendetevi il tempo necessario per organizzarvi e cambiare qualcosa nella vostra vita. Fidatevi del parere che alcuni amici hanno espresso, del resto siete così abituati a fare di testa vostra che nemmeno vi accorgete di qualche buon consiglio che vi viene dato. Bene la giornata se saprete viverla sfruttando ogni istante, notizia in attesa in arrivo. Un'amicizia si rivelerà ben presto priva di ogni legame con voi e dovreste pensare seriamente ad allontanarla. Non è che martellando la persona che vi interessa che otterrete i migliori risultati. Cercate di essere disponibili e accattivanti. Le possibilità di risolvere un problema che vi trascinate da tempo oggi sono decisamente basse, solo con un enorme sforzo da parte vostra potrete trovare la soluzione giusta. Ma non sarà per oggi. Difficoltà in amore. Relazioni extraconiugali in pericolo di essere scoperte. Sii socievole con gli amici, cerca di contattare un amico che non vedi né senti da tempo. Gli farà piacere. Al lavoro potrebbe essere una noia, ma questo potrebbe permettervi di conoscere meglio le persone che lavorano con voi, per capire con chi avete a che fare ogni giorno. Pensate di più al vostro benessere e alla vostra salute, cercando di non sprecare le vostre energie su questioni di scarsa rilevanza. Qualche momento di tensione in amore. Se a un certo punto vi sentite indecisi su cosa dire in una conversazione scabrosa, non esitate a cambiare discorso. È giunta la giornata più breve del 2021 accompagnata dalla notte più lunga, è il giorno del solstizio d'inverno. Mentre il sole entra in Capricorno alle 17 assistiamo alla fortunata congiunzione di Plutone con Venere, anche se non nel vostro segno, vi porta fortuna ugualmente. C'è però un'aria un po' seria, che non sempre si confà oggi al vostro temperamento leggiadro. Tuttavia Saturno occupa l'acquario e vi porta il buon umore risvegliando il vostro mai sopito senso dell'umorismo. Quella di oggi è una giornata interessante in amore, e lo sarà tutto il periodo da qui a Natale. Se c'è una persona che vi piace, potete procedere con entusiasmo. Oppure voi piacete tanto a qualcuno, non tenetelo sulle spine. Per quanto riguarda il lavoro, si trovano soluzioni a problemi e incomprensioni. La fortuna farà miracoli per il vostro ottimismo e per quello di chi vi circonda. Siete in buona forma. Continuate con gli sforzi che avete iniziato a fare con la vostra dieta e tutto andrà bene. Avete ancora un po' di timori nei confronti delle questioni che dovrete affrontare dal punto di vista lavorativo. Tuttavia, ormai siete in ballo e non potete tirarvi indietro.
Provate piuttosto a trovare degli alleati. Se li convincerete ad essere più impegnati del solito, riuscireste nella vostra impresa, senza timore alcuno. Molto dipenderà da coloro che vi troverete di fronte e dal loro grado di volontà. Ancora spese, il solstizio annunciato per il pomeriggio, esattamente all'ora del tè, vi mette le ali ai piedi per gli ultimi acquisti prenatalizi. Un po' di confusione nelle vostre scelte e soprattutto nel lavoro, dove combinate vari pasticci, che riuscite fortunatamente a imboscare. Attenti, con il passaggio del sole in Capricorno, segno rigoroso e ostile alle vostre simpatiche battute, qualcuno tra i colleghi potrebbe svelare qualcosa che vi riguarda da vicino, siate diplomatici. Amore ed Eros. Due punti confusione sul fronte del cuore, scambiando fantasia e realtà fate un gran polverone che destabilizza chi vi vuole bene. Solo gli amici tengono duro perché il loro coinvolgimento è relativo. Sensazioni positive e un carico di energia che non percepivate da tempo, è il giorno ideale per camminare, ballare, girare per negozi. E farlo in due, stavolta, è vivamente consigliato. Sempre la fortunata e rara congiunzione Venere-Plutone crea condizioni di libertà d'azione sul piano sentimentale ed erotico in generale, per molti di voi in particolar modo saranno favoriti i nati dal 2 al 6 di giugno. Finalmente l'amore gode di momenti distensivi, l'ambiente familiare ed affettivo si predispone favorevolmente e le relazioni amichevoli saranno il vero punto di forza delle relazioni umane, così importanti per ogni vero gemelli che si rispetti. Lavoro e denaro. Due punti fa la finanziaria tamponata in corner grazie al prestito di un amico o l'arrivo di una somma provvidenziale quanto insperata. Progetti e impegno interessanti, ma senza un'agenda ben organizzata perdete tempo ed energie preziose. Finalmente potete cominciare a guardare all'avvenire con più serenità rispetto alla vostra situazione attuale. Vedrete presto i risultati del vostro duro lavoro. La capacità di muovervi in team, di collegarvi abilmente con gli altri, di creare reti e contatti sociali, sarà oggi essenziale. Se avete abbracciato la libera professione, terrete testa, con la consueta baldanza, a ogni proposta vi venga fatta, specie se appartenete alla terza decade. Benessere. Due punti allergia in agguato, sia sul fronte digestivo che respiratorio. In guardia gli asmatici, l'inquinamento vi mette co. Salute, siete dotati di una salute in linea di massimo positiva. Lo sport vi renderebbe ancora più liberi fisicamente, le malattie che potreste incontrare potrebbero legarsi alla circolazione del sangue o al fegato. Per lei, piccolo dono per una persona molto cara, non conta la forma ma la sostanza, ossia il vostro amore. Per lui, la voglia di libertà vi picchia in testa, spingendovi a una scelta radicale che ancora non siete pronti a compiere, eterni Peter Pan, più amanti del sogno che della realtà. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.